Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi 5 marzo 2020 si aggiunge un altro tassello a quello che è il cambiamento che sta per avvenire per quanto riguarda i nostri amatissimi droni, perché da oggi è possibile fare il corso e test online per ottenere quello che è il patentino che ci renderà idonei all'utilizzo di droni sopra i 250 grammi fino a 25 kg. Quindi se abbiamo un Mavic Mini e lo usiamo a livello hobbistico, quindi non siamo operatori professionisti, possiamo tranquillamente non avere un patentino, mentre se utilizziamo un qualsiasi altro drone come può essere il Power Egg X, come può essere un Mavic Pro, un Mavic Air, un Parrot Anafi, comunque tutti questi altri droni avranno bisogno di questo patentino. Attualmente a oggi non è obbligatorio farlo, abbiamo tempo fino al 1° di luglio, da quel momento in poi sarà obbligatorio sempre per chi lo utilizza diciamo a livello amatoriale e non per lavoro, però già oggi lo si può fare sul sito ENAC. Il costo è di 30 euro, quindi vabbè, la cifra non è una cifra spropositata, 30 euro ci sta. Ci verrà rilasciato questo attestato che ci permetterà di utilizzare i droni sopra i 250 grammi. Ovviamente poi il drone andrà registrato sul sito di Fly al costo di 6 euro, e poi bisognerà comunque fare un'assicurazione, questo diciamo però indipendentemente dai 250 grammi o meno, perché anche il Mavic Mini deve essere comunque registrato dal 1° di luglio. Adesso se lo fate perché lo volete fare, ma non è ancora obbligatorio. Dal 1° di luglio sarà obbligatorio farlo, e anche avere un'assicurazione diventerà o comunque obbligatoria. Mentre sopra i 250 grammi, come stavamo parlando, c'è questo corso e test online. Il corso in cosa consiste? Un corso che è un PDF da scaricare e da studiare, che è questo, vedete, corso online per il conseguimento dell'attestato di pilota di APR operazioni non critiche. Quindi un qualsiasi hobbista che vuole utilizzare un drone sopra i 250 grammi si deve studiare questo PDF, in cui si trova veramente di tutto di più, vedete, dalla sicurezza aerea, regolamentazioni aeronautiche, limitazioni dello spazio aereo, limitazioni delle prestazioni umane, procedure operative, conoscenza generale dell'APR, riservatezza e protezione dei dati, assicurazione, security, regole per l'effettuazione dell'esame online. Questo è quello che contiene il PDF. Una volta studiato questo PDF potremmo fare il test. Il test consiste in 40 domande a risposta multipla, dove la risposta esatta vale 2 punti, dove se nel caso non dovessimo dare nessuna risposta a quella domanda avremmo 0, se la risposta è sbagliata sarà un -1. Se il punteggio finale sarà il 75% delle risposte esatte, a quel punto avremo superato il test e ci verrà conseguito appunto questo attestato o patentino, chiamiamolo come vogliamo, per pilotare i droni sopra i 250 grammi. Poi mi sono scritto quello che sono le possibilità in caso di diciamo di errore. Quindi il candidato ha diritto a 2 tentativi giornalieri nel caso non superiamo il 75%, quindi ne sbagliamo abbastanza. A questo punto possiamo fare un altro tentativo, abbiamo 2 tentativi giornalieri. Nel caso non questi 2 tentativi comunque dovessero fallire, dovremo aspettare almeno 2 giorni per ritentare. Poi il candidato ha a disposizione complessivamente 6 tentativi senza limiti temporali, quindi quando decidiamo di iniziare a fare questi test, se veniamo tra virgolette bocciati al 1° tentativo, non abbiamo fretta di farlo subito, possiamo attendere tutto il tempo che vogliamo, abbiamo 6 tentativi senza limiti di tempo. I limiti di tempo adesso entrano in vigore solo dal momento in cui lo iniziamo, abbiamo 60 minuti per farlo, ma dal momento che non lo iniziamo non abbiamo limiti di tempo per ripetere diciamo l'esame a cui abbiamo fallito magari nel primo, nel secondo, nel terzo tentativo. Il candidato che ha raggiunto il numero massimo di 6 tentativi e se dopo 6 tentativi siamo bocciati, magari è meglio che ci dedichiamo a un automodello radiocomandato, forse a quel punto sarebbe meglio. A parte le battute, a sua disposizione potrà sostenere una nuova prova di esame non prima di 30 giorni solari, quindi ci vuole circa un mese prima che potremmo ritentare dopo i 6 tentativi sbagliati. Quindi per 6 tentativi abbiamo un lasso di tempo breve, dopo i 6 tentativi dovremo aspettare un mese, perché comunque a quel punto è come dire studia tanto, perché comunque sei un po' duro a capire, quindi studia e poi dopo un mese di studio riprovi. E una cosa su cui sta spingendo ENAC, che siccome che comunque questo attestato al momento non è obbligatorio, lo diventerà dal 1° di luglio, però attualmente lo si può già fare, ENAC lo sta spingendo di farlo già adesso, pagando i 31 euro, ma pagandoli solo
una volta che avremo diciamo superato il test. Quindi finché non avremo superato il test, quindi quando ci verrà rilasciato l'attestato, fino a quel momento non dovremo pagare assolutamente niente. Quindi su questa cosa ENAC sta spingendo, agevolando in questo modo, perché dal 1° di luglio invece bisognerà pagare prima di fare il test. Quindi prima si paga e poi si fa il test, quindi se poi non lo si supera o lo si pianta a metà o non lo si vuole più fare, comunque si è pagato i 31 euro, mentre attualmente fino al 1° di luglio si paga dopo, e secondo me questa cosa è positiva. Allora, per fare tutto questo basterà accedere ai servizi online di ENAC, ci si è aggiunta questa nuova schermata, vedete servizi web, nuovo servizio attestato pilota APR, quindi cliccando qua servizi web bisogna ovviamente registrarsi, quindi se noi clicchiamo su clicca qui, vedi autentificazione utente, e qua scopriamo che ci vuole un'altra cosa per accedere alla registrazione del sito ENAC, cioè lo SPID. Cos'è lo SPID? Lo SPID è la nostra identità digitale, che magari alcuni di voi già hanno. Per utilizzare tanti servizi pubblici bisogna avere questo SPID, cioè questa identità digitale. Una volta che avremo la nostra identità digitale, vedete che qua ci dà la lista di quale identità digitale abbiamo, perché questi operatori sono quelli che sono in grado di fornirci l'identità. Quindi una volta che avremo creato la nostra identità digitale, cioè lo SPID, accederemo ai servizi ENAC online, e a quel punto potremo iniziare a fare il nostro test online, ovviamente dopo aver studiato il file PDF e aver imparato le nozioni che serviranno poi all'interno del test. Quindi ragazzi, questo era solo un video per mettervi a conoscenza che da oggi è possibile fare il test online al costo di 31 euro, quindi una cifra non alta, dopodiché potete tranquillamente utilizzare i vostri droni sopra i 250 grammi, ovviamente dopo aver registrato il drone e dopo aver assicurato il drone. Però tutte queste cose attualmente non sono obbligatorie, lo diventeranno dal 1° di luglio, ma chi già vuole avere l'attestato adesso lo può fare tranquillamente, e come vi dicevo prima, il vantaggio che ci dà ENAC se lo vogliamo fare adesso anziché aspettare il 1° di luglio è che pagheremo i 31 euro solo quando avremo raggiunto il nostro scopo, cioè ottenere l'attestato di pilota APR per operazioni non critiche, mentre dal 1° di luglio prima si pagano i 31 euro e poi si fa il test online. Poi se non si passa, non si passa, comunque i 31 euro si devono pagare a prima, e quindi si vanno persi se poi uno ci rinuncia, non lo fa o via dicendo. Quindi ragazzi, su questo video in cui vi ho spiegato queste novità da parte di ENAC per i nostri amatissimi droni, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!